Scuole e forze dell'ordine all'unisono per sensibilizzare e magari debellare i fenomeni dilaganti del bullismo e cyberbullismo. Se ne è parlato presso la sala conferenze dell'autorità portuale di Brindisi in un evento organizzato dall'Istituto Superiore Ferraris dal titolo Notti Fari Lubuenu, voluto fortemente dagli stessi docenti e dalla dirigente scolastico Rita De Vito, proprio in un momento di emergenza educativa in cui gli adolescenti vengono additati come la peggiore delle ultime generazioni. I ragazzi, così, hanno potuto dialogare con l'ispettore Eugenio Cantanna della Polizia Postale, con la dottoressa Anna Maria Casburi, giudice onorario del Tribunale per i Minori di Lecce, con la dottoressa Mariangela De Mola, psicologa, e con il dottor Liborio Reynaud, dirigente del Dipartimento di Prevenzione della Salute dell'ASL di Brindisi. Questa è una giornata conclusiva di un percorso che ha occupato l'intero anno scolastico su due fronti. Da un lato c'è stata la formazione da parte dei docenti organizzata dalla scuola, all'interno della quale sono stati poi realizzati dei prodotti finali in modalità di ricercazione con le classi dei docenti che hanno seguito il corso, un corso di 26 ore, intervallato anche da interventi di alcuni esperti. Dall'altro lato noi oggi concludiamo anche il percorso del Teen Explorer, che è un progetto promosso dall'ASL, Regione Puglia, Dipartimento di Prevenzione della Salute, che ha coinvolto tutte le classi del biennio. Anche questo prevedeva un percorso formativo sui docenti. È un argomento questo fortemente attenzionato, insomma, in questo momento storico, nei confronti del quale anche il Ministero mostra particolare attenzione. Già esistono le linee guida del 2015, però noi sappiamo che con la legge 71 del 2017 sono state definite alcune procedure di intervento, e la scuola è in prima linea chiamata come agenzia educativa a fronteggiare chiaramente l'emergenza della violenza e dei reati connessi col fenomeno del bullismo. Per debellare tale fenomeno, ha spiegato l'ispettore Cantanna, bisogna creare una maggiore sinergia tra le varie istituzioni coinvolte, scuole e ministro degli interni. Non a caso, ha continuato, ci sono campagne di sensibilizzazione apposite per un uso accorto della rete, indirizzate a ragazzi, docenti, ma anche a genitori. Grazie ad una legge del cyberbullismo, i ragazzi non sono mai da soli. I docenti, e in particolare anche i dirigenti scolastici, come possono intervenire in tal senso per debellare un fenomeno che sta andando alla deriva? È chiaro che gli interventi possono essere duplici. Da un lato la prevenzione, che è quello che noi stiamo operando, in primis formando i docenti, ma anche cercando di dare un supporto forte e importante alle famiglie, perché spesso sono in crisi nel loro ruolo genitoriale e chiedono appunto aiuto proprio alla scuola. Dall'altro lato però, lì dove il percorso di prevenzione, l'ascolto, l'accoglienza, l'intervento sinergico con le famiglie non sortisce nessun effetto, allora a quel punto il ragazzo deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità e quindi comprendere e anche accettare la sanzione. Si tratta dunque di una emergenza educativa che ha determinato la necessità di offrire a docenti ed alunni conoscenze e competenze specifiche nel padroneggiare situazioni borderline per vincere la rassegnazione e l'impotenza di una scuola che non si arrenda.